Spesso i grandi pensano che noi bambini non capiamo le cose del mondo. Questi sono solo capricci. Creolababbu, tradotto letteralmente, risulterebbe spaccababbi, cioè colui che mette in crisi l'autorità paterna, soprattutto quelle autorità genitoriali imposte senza la necessaria autorevolezza. Stop! Bravo, su sposo! Chiesa spago bene! Abbiamo fatto la prima settimana al pari dei film americani, dei grossi film italiani che erano in sala con noi, e il film è andato bene. Ci hanno dato fiducia per una seconda settimana e per noi questa è stata la principale vittoria. Il regista Simone Contu con Creolababbu porta al cinema le ragioni dei bambini. La prima settimana in sala contro i colossi delle grandi case di produzione è andata bene, tanto che la pellicola indipendente è stata confermata per altri 7 giorni. Il passaparola sta funzionando, un film in 2 parti con 2 storie indipendenti, una commedia e un racconto di fantasia. In entrambi i casi i protagonisti sono i bambini. Azione! Stop! Ma insieme c'è anche la voglia di portare in sala il senso di un'identità che non è folklore. Cultura e lingua sarda, riprese attraverso gli occhi vivaci dei bambini dell'entroterra, non rinunciano a se stesse, senza paura però di cambiare, senza paura di guardare avanti. Se noi pretendessimo di vivere la Sardegna di 50-100 anni fa, saremmo un po' dei sardi folk, cioè dei sardi finti, dei sardi da museo. Oggi è possibile essere sardi al passo con i tempi, senza però rinnegare quella che è il patrimonio, cioè l'eredità che noi ci hanno tramandato i nostri nonni, le generazioni antiche. Quindi la lingua sarda non va buttata via perché è più comodo parlare in italiano e ci capiamo meglio, così come magari fra 20 anni sarà più comodo parlare in inglese. Il sardo possiamo ancora tenerlo. Ma in Sardegna, nella terra dei nani e dei giganti, qualcuno... Aiù, pensa a noi. E commenti il vacu. O qualcosa, o chissà chi, ci difende dalle ragioni degli adulti, restituendoci così la nostra cosa più bella, la possibilità di sognare e sentire il mondo col nostro cuore di bambino.